Io sono costantemente alla ricerca della felicità, quindi ci sono momenti, ci sono istanti in cui mi sento particolarmente appagato, pieno di vita, pieno di energia, pieno di solarità e quindi in quella dimensione mi sento felice. È qualcosa che però dura poco, è effimera, non si può secondo me navigare sempre nella felicità, perché altrimenti ci si annoierebbe anche di quello. Quindi reputo la felicità un momento di consapevolezza interiore, quindi quando si è tutt'uno con il col cosmo, ecco che si raggiunge la felicità. In questo preciso istante sono felice perché posso parlare di qualcosa che mi piace e quindi proprio perché sto perseguendo questo scopo, questo obiettivo di vita, allora appena riesco a dare sfogo a questa inclinazione mi sento felice, sì. Tendenzialmente il livello, se fossi dotato di un qualche misuratore in grado di capire appunto il grado di felicità della Terra, beh, il livello è molto basso e credo che ci sia, prevalga la preoccupazione alla felicità. È un consiglio, una frase che mi è stata data da Lorenzo Giovanotti, una frase che mi è stata detta da Lorenzo Giovanotti. È una persona che io stimo molto artisticamente e anche umanamente e mi ha dato proprio questo consiglio. Daniele, vivi sempre con i piedi per terra e la testa tra le nuvole. Questo potrebbe essere un po' il senso per ritrovare la felicità perduta.